Salvini attacca due punti senza i voti della Lega, oggi governo non aveva la maggioranza. Matteo Salvini punge il governo. Senza la Lega e tutto il centrodestra, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficienti per l'approvazione dello scostamento di bilancio, cioè per liberare 55 miliardi per gli italiani, ha commentato il leader leghista, riferendosi al voto sullo scostamento di bilancio di Palazzo Madama, che ha visto la maggioranza fermarsi a quota i 158. I sì totali sono 276. Prima gli italiani per noi non è uno slogan, ma una ragione di vita. Noi della Lega, andiamo oltre gli insulti. Abbiamo aiutato una maggioranza assente, ha detto Salvini. Rimarremo in aula sino a che non si daranno risposte concrete agli italiani. Basta chiacchiere, basta parole chiuse virgolette. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Palazzo Madama. La prossima volta, venga a dire abbiamo fatto, non faremo, faremo. Poi in aula il leader della Lega ha aggiunto. Alcuni vedono un futuro cinese, altri un futuro tedesco. Io e la Lega vediamo un futuro orgogliosamente italiano. La prossima volta non ci porti promesse ma fatti realizzati.